sa. No. Perché aspetta? Perché è a zero. Prova. Prova. Cosa? Buonasera a tutti, invito i colleghi consiglieri a accomodarsi. Segretario, possiamo procedere con l'appello. Piccione Daniele, Siciliano Lorenzo, Mi Tommaso Roberto, Presta Alessandro, Maccagnano Paolo, Falangone Carlo, Tondo Antonio, Fedele Gianluca, Colazzo Eleonora, Marinaci Giancarlo, Dell'Angelo Custode Cesare, Mita Paola, Alemanno Giuseppe, Giuranna Andrea, Greco Augusto, Durante Fabrizio, Verardi Giuseppe, Manca Sergio, Demitri Antonio, Maccagnano Paolo Arturo, Venneri Luigi, Vaglio Antonio. 19 presenti. No, lo facciamo aperto subito dopo l'inno. Grazie segretario, dichiaro aperta la seduta, possiamo procedere con l'inno. Si prende atto che è entrato nel frattempo il consigliere Presta. Presenti 20. Di nuovo buonasera a tutti. Possiamo iniziare con il primo punto all'ordine del giorno, ovvero la delibera numero 106 del 25/8/2017
surroga dei consiglieri comunali Tollemedo Ettore e Puglia Giulia, presa d'atto di insussistenza, cause incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità. Considerato che in data 24/8/2017 consiglieri comunali Tollemedo Ettore e Puglia Giulia, con decreto numero 18/2017, sono stati nominati assessori comunali, considerato altresì che l'accettazione in data 24/8/2017 della carica di assessore comunale da parte dei signori Tollemedo e Puglia, i seggi vacanti devono essere assegnati ai sensi degli articoli 45 e 64 del decreto legislativo 267 del 2000, in data 25/8/2017 i signori Romano Antonio Salvatore e Greco Marcello hanno presentato la dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale. Dobbiamo quindi procedere con la delibera di surroga dei consiglieri comunali Tollemedo e Puglia con i signori Romano e Greco e convalidarne l'elezione. Se a riguardo non ci sono interventi, possiamo procedere con la votazione. Perfetto, procediamo alla votazione. Votazione aperta. Vai, adesso uscito il bel. Ok, ora manca il consigliere Venneri. Venneri? Vedi, non funziona, non funziona, sì. Consigliere Vaglio. Ma Venneri no. Venneri è andato, ok, perfetto. Votanti 20, favorevoli 20, il consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Dimmi quando è aperta la votazione. La votazione è aperta. Consigliere Presta? Mi fa vedere. Votanti 20, favorevoli 20, il consiglio approva. Invito i consiglieri Romano e Greco a prendere posto. Ha chiesto di intervenire il consigliere Fedele. Prego, consigliere Fedele. Grazie presidente, sindaco, colleghi consiglieri.
Prendo la parola per un semplice ma doveroso benvenuto ai consiglieri Romano e Greco. Me lo impone il mio ruolo di capogruppo, ma lo faccio con enorme piacere e con affetto nei confronti di due persone che stimo. Toni e Marcello, infatti, nelle varie esperienze che ci hanno visto vicini, hanno sempre dimostrato impegno sociale e profonda integrità morale, caratteristiche con le quali entrambi spesso si sono distinti in ambito associazionistico. Oggi il gruppo consigliare di Andare Oltre non solo si arricchisce semplicemente di due consiglieri comunali, ma di due valide risorse che, ne sono convinto, con entusiasmo renderanno un contributo indispensabile a tutta la maggioranza e conseguentemente alla nostra bellissima città. Al sindaco Mellone va la nostra più sentita riconoscenza per aver attinto ancora una volta da Andare Oltre per la scelta dei suoi nuovi assessori, Ettore Tolemedo e Giulia Puglia. È una scelta che in realtà non ci sorprende affatto, perché sappiamo bene in che modo Andare Oltre sia una palestra utile a sviluppare in chi ne possiede le qualità, senso di appartenenza e la determinazione di perseguire gli obiettivi di benessere collettivo. Abbiamo apprezzato l'assessore Tolemedo nel ruolo di Presidente del Consiglio. Non abbiamo alcun dubbio che anche nelle nuove vesti lascerà il segno. Lo stesso naturalmente vale per l'assessore Giulia Puglia, che da giovanissima consigliera in un anno ha vinto idealmente il premio di presenza in tutti quegli appuntamenti che necessitavano di un approccio pratico e una rapida risoluzione dei problemi. Un grazie chiaramente va indirizzato anche all'assessore Maria Grazia Sodero, che sta guidando con serietà e determinazione un settore certamente non semplice come può essere quello dei servizi sociali. Chi nelle ultime settimane ha mosso contro di lei ignobili allusioni circa una presunta incompatibilità o addirittura ne auspicava le dimissioni, dovrebbe solo nascondersi per la vergogna. Noi siamo fieri di Maria Grazia, magari fossero stati tutti come lei molti dei suoi predecessori. E infine, permettetemi di dedicare un pensiero ai ragazzi che per strada e tra la gente fanno di Andare Oltre un esempio di bella politica, invidiato, emulato, rincorso, ispirati da concetti di legalità, meritocrazia, rispetto, passione, impegno. Ognuno di loro, ogni volta che io entro in quest'aula consigliare, è seduto qui accanto a me per immaginare e costruire una Nardò sempre migliore, la Nardò che ci renda orgogliosi di lei. Grazie. Grazie consigliere Fedele. Se non ci sono altri interventi su questo argomento possiamo passare. Sì, Luigi, non mi arriva, eh? Schiacciato? No. Ha chiesto di intervenire il consigliere Romano. Prego, consigliere. Grazie. Solo due parole. Ringrazio soprattutto chi mi ha permesso di sedere qui. Per me è un privilegio e un onore.
e farò il massimo per meritare questo incarico. Al sindaco dico che sarò sempre al tuo fianco, sarò sempre dalla stessa parte e qui mi troverai. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere. Prego, prego consigliere. Sindaco, colleghi e colleghe consiglieri, buonasera a tutti. È con onore, emozione ed orgoglio e profondo rispetto per il ruolo che da oggi inizierò a rivestire che mi accingo per la prima volta a prendere la parola in quest'aula. Lo faccio nel massimo del rispetto del ruolo e per rivolgere a tutti un saluto e un augurio di buon lavoro. Affronterò il mio mandato con impegno e senso di responsabilità verso tutti i concittadini eretini che ormai 16 anni fa mi hanno accolto in questa comunità. Il mio ingresso in consiglio a distanza di 14 mesi dall'insediamento di questa amministrazione mi ha dato l'opportunità da libero cittadino di osservare l'operato, oltre che di ascoltare e di percepire gli umori e le reazioni della collettività rispetto all'azione di governo. Molti di voi conoscono bene le mie radici politiche e il percorso che mi ha visto sempre impegnato in maniera attiva a Nardò fin dal 2001. Percorso comune per alcuni di noi, compreso il signor sindaco. Ed essere qui quindi oggi con voi e come rappresentante all'interno del gruppo consigliere di Andare Oltre è la conferma del fatto che ciò che molti si ostinavano a definire un progetto visionario e senza possibilità alcuna, e questo accadeva dalla nascita fino al giugno scorso, aveva evidentemente qualche problema di miopia. La conferma e l'affermazione definitiva di questo progetto lo scorso anno ne sono la palese dimostrazione. Era invece quindi un progetto vincente e solo la capacità di superare gli steccati ideologici, di rompere gli schemi, di pensare ed operare per un obiettivo comune, liberi dalle direttive delle segreterie politiche, potevano consentire di giungere oggi ad avere una maggioranza così eterogenea eppure così coesa e solida. Quelli che di voi, in altre circostanze, sono strenui difensori della diversità intesa come ricchezza, ma non riescono a confrontarsi costruttivamente nel bene del Paese, quelli che ancora oggi in maniera polemica e pretestuosa non riescono ad accettare il confronto con chi è diverso politicamente, hanno qualcosa su cui devono riflettere, e questo è assolutamente necessario, perché solo questo modo di pensare oltre gli schemi tradizionali che fino ad oggi hanno contrapposto le persone, seppure spinte probabilmente anche da ottime motivazioni, sono l'unica leva che possono consentire a Nardò un passaggio culturale che merita ormai da tempo. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie consigliere Greco, se non ci sono altri interventi possiamo procedere con il secondo punto all'ordine del giorno. Procediamo con il secondo punto, riguardo le comunicazioni, è giunta una comunicazione del 21 agosto 2017 da parte del consigliere Roberto Mi, che comunica di uscire dal gruppo consigliare, precedente gruppo consigliare, aderire al gruppo consigliare La Puglia in Più, da indipendente rappresentante del movimento politico, articolo 1. Comunicazione del 28 agosto 2017 da parte del consigliere Giancarlo Marinaci,
Premesso che nelle elezioni amministrative del 5-19 giugno 2016 al primo turno ha riportato voti 358, risultando il primo ed unico eletto nella lista Uniti per Antonio Vaglio, collegato al candidato sindaco dottor Antonio Vaglio. Nel primo consiglio comunale utile celebratosi dopo la proclamazione degli eletti, pur avendo acquisito, ai sensi dell'articolo 8,2 del regolamento comunale e degli articoli 19 dello statuto comunale, il diritto di acquisire la carica di capogruppo del gruppo consigliare, che i risultati elettorali di Nardò consentivano di costituire nel consiglio comunale, verbalmente ha dichiarato di aderire al gruppo consigliare di Cor, conservatori e riformisti, senza però che il capogruppo di riferimento esprimesse parere favorevole all'ingresso nel gruppo stesso. A seguito di ciò, stante l'evolversi delle decisioni politiche da intraprendere da parte dello scrivente, egli stesso ha assunto la decisione di dichiararsi formalmente non appartenente allo stesso gruppo Cor e transitoriamente di rimanere in consiglio quale consigliere indipendente. Pertanto, tenuto conto dei regolamenti dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale di Nardò, oltre a qualsiasi altre norme di riferimento vigenti nel merito dello svolgimento del mandato di consigliere comunale eletto, chiede che gli sia riconosciuto il ruolo di capogruppo consigliare della lista di appartenenza Uniti per Antonio Vaglio, quale unico e solo consigliere regolarmente eletto in consiglio e rappresentanza della stessa lista, e di esercitare tale ruolo dal prossimo consiglio comunale utile che si celebrerà a far data dalla presente. La comunicazione del 30 agosto 2017 a firma del consigliere comunale Giuseppe Alemanno. Dimissione dal gruppo consigliare Nardò 2021, adesione al gruppo misto. La presente per comunicarvi la decisione di dimettermi dal gruppo consigliare Nardò 2021, di conseguenza dichiaro di confluire nel gruppo misto. Comunicazione del 31 agosto 2017 a firma dei consiglieri comunali Paolo Maccagnano e Cesare Dell'Angelo Custode. Costituzione del nuovo gruppo consigliare. I sottoscritti consiglieri comunali Maccagnano Paolo e Dell'Angelo Custode Cesare, ai sensi dell'articolo 21,3 dello statuto comunale e dell'articolo 8 del regolamento di autonomia organizzativa e contabile del consiglio comunale, comunicano alla signora Viosta in indirizzo di voler lasciare il gruppo Nardò 2021 e di voler costituire un nuovo gruppo consigliare denominato Fronte Democratico Neretino. Presidente del gruppo è il consigliere Maccagnano Paolo. Sempre fra le comunicazioni, comunico che ai sensi dell'articolo 14,5 del regolamento di contabilità, le deliberazioni di giunta comunale nelle quali è stato utilizzato il fondo di riserva sono la deliberazione numero 357 del 10 agosto 2017, avente ad oggetto deliberazione giunta comunale numero 133 del 13/4/2017, documento strategico del commercio e servizi di assistenza tecnica per avvio e costituzione del DUC, distretto urbano del commercio, atto di indirizzo. E con deliberazione numero 359 del 10/8/2017, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione del Museo della Preistoria, sito in Piazza Sant'Antonio. Fra le comunicazioni vi è poi il decreto di nomina della Giunta Comunale, decreto numero 18 del 24/8/2017. Passo la parola al Sindaco. Sì, leggo pedissequamente il contenuto del decreto numero 18, nominando componenti della giunta comunale con assegnazione di funzioni di responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo, di controllo o sovrintendenza degli affari assegnati, i signori Capodio Ronzo, nato a Conversano il 1 ottobre 61, vice sindaco con delega alle politiche dei lavori pubblici, manutenzione stradale e illuminazione pubblica. La signora Albano Stefania Maria, nata a Nardò l'8 maggio 67, assessore con delega agli affari generali, servizi demografici e statistici, toponomastica, pari opportunità, qualità dei servizi al cittadino, diritti civili e volontariato. Il signor Natalizio Cosimo, nato a Nardò il 27 settembre del 68, assessore con delega ambiente, parchi ed aree protette, verde pubblico, servizi ecologici, musei. Il signor Lupo Giampiero, nato a Nardò il 1 gennaio del 75, assessore con deleghe alle finanze, tributi, gestione e manutenzione del patrimonio e catasto, programmazione, risorse umane. La signora Sodero Maria Grazia, nata a Nardò il 26 dicembre del 79, assessore con deleghe alle politiche sociali, politiche per la famiglia, emergenza abitativa, piano sociale di zona e istruzione. Il signor Tollemeto Ettore, nato a Galatina il 25 novembre 84, assessore con deleghe a cultura, polizia locale, urbanistica, rigenerazione e riqualificazione dell'edificato, condono edilizio e lotta all'abusivismo edilizio, demanio, politiche giovanili, innovazione e formazione.
la signora Puglia Giulia, nata a Nardò il 4 marzo dell'87, assessore con deleghe a sviluppo economico, commercio, industria, agricoltura, sportello unico per le imprese, artigianato, mercati, caccia e turismo. Grazie Presidente. Buon pomeriggio. Questa quindi la composizione della mia squadra di governo. Voglio sottolineare ancora una volta quel mia, trattandosi dei miei 7 delegati. 7 persone, uomini e donne. A proposito, ancora una volta è stata rispettata la proporzione di legge e non è una cosa da poco in una città gerontocratica e maschilista in cui le donne avevano fino a poco tempo fa una presenza pari a quella dei panda in Puglia. 7 persone, dicevo, a cui ho deciso di delegare specifiche funzioni in ragione delle competenze dimostrate sul campo o nel mondo delle professioni. Ho deciso di mettere mano, a distanza di 15 mesi, ad una squadra che aveva realizzato tanto, ma aveva palesato un doppio binario di velocità. Abbiamo, mi rivolgo alla mia fantastica maggioranza, un'occasione imperdibile, quella di cambiare per davvero il volto della nostra martoriata città. Per farlo non sono ammessi distrazioni, lentezze, periodi di prova. Tutti devono, dobbiamo dare il massimo. Tutti, a cominciare dal sottoscritto, sono qui pro tempore. I nostri predecessori, è bene ricordarlo, avevano smarrito il senso del loro mandato. Credevano di essere immortali, intoccabili, eterni. Noi non abbiamo mai perso, e mai lo faremo, lo diceva prima bene Marcello, il senso della realtà, il contatto col popolo, col nostro popolo, con la nostra gente. Le attese nei nostri confronti erano, sono, saranno enormi. Moltissimo è stato realizzato in questi primi 15 mesi. Tantissimo resta da fare. Governare una città complessa come Nardò è un compito, è una responsabilità enorme che non può essere svolto nei ritagli di tempo. Occorrono dedizione totale, passione, stacanovismo. Da qui nasce l'esigenza di un primo tagliando alla mia, alla nostra squadra. Primo, perché è nella mia indole non dare mai nulla per scontato, mettersi continuamente alla prova, fissare nuovi obiettivi e tracciare continui bilanci. Sono affetto dalla sindrome dell'universitario, quella per cui non si riesce a godere dell'esame appena superato, che già si pensa al prossimo. Questa squadra oggi è ancora più confacente alle esigenze della città. Una città ereditata, in ginocchio, stremata, in macerie, che stiamo ricostruendo giorno dopo giorno. Una squadra, lo voglio ribadire per chi non mi conoscesse o facesse finta di non conoscermi, senza suggeritori occulti o dettature. Non è ancora nato qualcuno in grado di impormi qualcosa, men che meno di impormi i miei collaboratori. Una giunta lontana anni luce dalla logica del manuale Cencelli, con spartizioni tabellari e riconoscimenti ai singoli gruppi. Abbiamo guardato ancora una volta al merito e alle competenze, prescindendo dalle tessere e dai percorsi. Siamo una grande famiglia in cui ogni consigliere si riconosce in ogni assessore e viceversa. Ripartiamo quindi oggi più forti e determinati di prima dalle competenze tecniche riconosciute da tutti a un grande dottore commercialista quale Giampiero Lupo, a lungo revisore contabile di questo comune e uomo tuttofare, senza bandiere e senza tessere, entrato in questa grande famiglia solo nel giugno del 2016, senza che nessuno notasse tra di noi la differenza. Ripartiamo dal grande cuore di Oronzo Capoti, uno che non molla mai e sacrifica tutto, perfino la salute, per venire incontro alle esigenze della sua gente.
Ripartiamo dal garbo quasi aristocratico di una donna e di una signora d'altri tempi, quale Stefania Albano. Ripartiamo ancora da Maria Grazia Sodero, donna, moglie, madre, professionista e amministratrice impeccabile e integerrima, che ha trasformato il settore dei servizi sociali da un favorificio alla casa degli ultimi di chi più soffre. E mi fermo qui, Maria Grazia, perché presto, ne sono convinto, ci toglieremo qualche sassolino dalla scarpa scagliandolo contro i professionisti dell'odio e della calunnia. Ripartiamo, riparto, e la scelta qui la voglio rivendicare con forza, da un tecnico, qual è Mino Natalizio, un signore, nel senso più alto del termine, con cui ho condiviso 3 anni di opposizione indimenticabile, imparando tantissimo da una persona che tanto ha dato a questa città e tanto, sono convinto, saprà ancora dare. In questi anni, l'operato degli ex amministratori, nel tentativo di non buttare il bambino con l'acqua sporca, ho sempre salvato 3 figure. Vincenzo Renna, Giancarlo De Pascalis e Mino Natalizio, appunto. Il nostro progetto, per chi lo avesse dimenticato o facesse finta di farlo, si fondava fin da principio sul trasversalismo. Per governare una realtà complessa come Nardò non bisogna essere di destra o di sinistra, fascisti o comunisti. Mi piace pensare che oggi più che mai abbiamo messo insieme le energie e le risorse migliori presenti in questa città. La gente si aspetta esclusivamente fatti concreti. Il nostro è stato fin dagli albori un progetto civico, trasversale, senza padrini e senza padroni, dove ciascuno con la sua storia potesse dare il suo contributo al buon governo della città. Oggi, più che mai, ciò è possibile con una maggioranza di uomini e donne preoccupati solo del bene pubblico e non animati da biechi interessi personali. Ripartiamo ancora da 2 persone che in questi mesi hanno dato il massimo nel ruolo che sono stati chiamati a ricoprire, a rivestire. Parlo ovviamente di Ettore Tollemedo, eccellente presidente del Consiglio Comunale, il migliore a mia memoria perlomeno degli ultimi anni per fermezza, competenza e aplomb istituzionale. Un presidente a cui rinunciamo a malincuore, consapevoli però che la città ha bisogno di lui oggi altrove. A lui vanno una serie di deleghe complesse, dalla polizia locale all'urbanistica, alla cultura, consapevole che svolgerà anche questo ruolo in maniera impeccabile. Come altrettanto convinto sono che chi andrà a ricoprire il suo ruolo precedente saprà farlo con altrettanta professionalità, rappresentando una garanzia per tutto il Consiglio Comunale. E chiudo, ultima ma non per importanza, con la nostra Giulia Puglia, a lungo presidente dell'Unione dei Commercianti, che andrà a ricoprire la strategica delega al commercio e turismo. A lei il delicato compito di creare le condizioni per rimettere in moto le attività produttive di questa città, che sono sempre meno e sempre più in difficoltà. In questa lunga disamina non voglio e non posso dimenticare chi di questa squadra non fa più parte per mia e solo mia scelta. Voglio ringraziare Giulia per la grande dolcezza con cui si è approcciata a tutti noi, per il garbo umano e caratteriale fuori dal comune, per la voglia di apprendere e capire dinamiche complesse. Grazie a Francesco, che col supporto determinante dello staff e di Giulia ha fatto sognare in Eretini momenti indimenticabili in un'estate in cui ognuno di noi ha dato il massimo sotto la sua regia. Grazie ancora ai consigli paterni di Graziano, ai rimbrotti, ai rimproveri, perfino alle sfuriate di un uomo solo apparentemente burbero. Sono convinto che un giorno potrà capirmi e forse perdonarmi. Per governare una città non basta circondarsi di persone a cui si vuole bene. Per tutti i figli arriva il momento di staccarsi dai genitori. Credo e spero di non aver dimenticato nessuno. Anzi sì, un saluto di benvenuto lo voglio riservare a Toni e Marcello. 2 persone care a cui sono legato da tanti ricordi. Sono convinto che anche in Consiglio Comunale sapranno dare il loro supporto per migliorare questa città. Ci rimettiamo in moto, senza mai esserci fermati a dire il vero, per affrontare le sfide enormi e realizzare i sogni di questa città. Nelle prossime ore daremo il via all'internalizzazione del servizio di illuminazione votiva, demoliremo l'obbrobrio del nuovo palazzo di città, ridaremo vita al gerontocomio, trasformeremo l'Antoniano in alloggi popolari e sociali di cui la città ha un bisogno vitale.
La città nelle prossime settimane si trasformerà in un cantiere a cielo aperto. Il cambiamento è nei fatti, la rivoluzione è iniziata lo scorso 19 giugno e nessuno la potrà fermare. Risponderemo solo al popolo nel 2021 rimettendoci al suo insindacabile giudizio. Grazie. Voglio fare a margine, lo faccio casualmente a margine, anche un passaggio su coloro con cui in queste ore convulse, concitate, in cui ovviamente qualcosa poteva sfuggire, anche un passaggio sul consigliere Alemanno, una persona che ha fatto parte della squadra fin dagli albori, a cui mi lega un'amicizia che prescinde l'esperienza politica e che ho provato a coinvolgere anche indipendentemente dal percorso del suo movimento politico. Le incomprensioni, inutile dircelo, ci sono state. Ritengo che Giuseppe sia parte fondante, come ognuno dei 18 altri consiglieri comunali di maggioranza, di questo meraviglioso progetto politico iniziato nel giugno dello scorso anno, e sono convinto che al di là delle rappresentanze, delle caselle e di chi ricopre gli assessorati saprà dare all'interno del Consiglio Comunale, anche in maniera critica laddove sarà necessario, il suo contributo insieme agli altri colleghi di maggioranza. Questa è una grande famiglia, e tutte le grandi famiglie capita di litigare, l'importante è poi ritrovarsi, riguardarsi negli occhi e ripartire più forti di prima. Grazie. Grazie Sindaco. Ha chiesto di intervenire il consigliere Alemanno. Prego consigliere. Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, colleghi consiglieri. Sindaco, è trascorso più di un anno da quando abbiamo iniziato questo percorso insieme e nonostante le enormi difficoltà siamo riusciti nell'impresa di vederci affidata alla gestione amministrativa del Paese. Durante questi 14 mesi ho apprezzato e condiviso gran parte del lavoro che è stato fatto, però permettimi di manifestarti disapprovazione sulla scelta di questo rimpasto e in particolare la decisione di revocare la delega all'assessore Plantera, uno degli assessori che veramente si è distinto nel suo operato, come anche dimostrato da tutti gli attestati di stima che sono facilmente consultabili sul suo profilo Facebook. Anch'io mi congratulo con lui. Una revoca della quale non sono stato reso partecipe, se non a giochi fatti. Una revoca avvenuta in piena stagione turistica, poco corretto nei confronti di una persona che ha sacrificato lavoro e tempo libero per far sì che la nostra estate fosse invidiata da molte realtà salentine. Pertanto, prendo le distanze da questa scelta e non essendo rappresentato in giunta, oltre che poco considerato nel gruppo Nardò 2021 ormai defunto, ho deciso di aderire al gruppo misto. Grazie. Grazie. Consigliere Alemanno, se non ci sono altri interventi passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Prego consigliere Siciliano. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Signor Sindaco, questa che oggi è presente in quest'Aula è la terza giunta dall'inizio della legislatura. Sono stati sostituiti da luglio dello scorso anno ben 4 assessori, tra l'altro con deleghe fondamentali come l'urbanistica, i servizi sociali, la cultura e il turismo.
La sua giunta è oggi la più debole, la più silenziosa, la più inefficace. Abbiamo avuto un assessore all'urbanistica di cui nessuno in 15 mesi si è reso conto dell'esistenza politica ed amministrativa. Un assessore all'ambiente divenuto famoso per le sue offese nei confronti dei cittadini di Nardò, per la sua abissale ed imbarazzante incoerenza sulla cementificazione della Sarparea, per la pessima gestione del verde pubblico che oramai definire verde rappresenta solo un'erosea speranza. Lei ha sostituito dapprima l'assessore ai servizi sociali Daniela Dell'Anna perché forse troppo scomoda e troppo debole dal punto di vista della copertura politica. Una sostituzione che aveva un solo obiettivo, quello di far entrare a pieno titolo nella sua maggioranza l'ex sindaco Vaglio, nella sua giunta l'assessore Albano e dunque il partito dei conservatori e riformisti di Raffaele Fitto, di fatto oggi al governo di questa città, malgrado le urne proprio lo scorso anno lo abbiano sonoramente bocciato. Un allargamento, il primo della sua maggioranza, che smentisce in maniera determinante le sue promesse fatte in campagna elettorale e le sue accuse di inciuci lanciate verso altri. Un allargamento che non termina qui. Lei ha avuto il buon senso, si fa per dire, dopo pochissimi mesi, 5 appena, di sostituire ben 3 altri assessori, De Duglie, Tedesco e Plantera. Un vero e proprio stravolgimento della squadra di governo che lascia dietro di sé molti morti e feriti politici. Viene meno l'assessorato alla lista Grande Nardò, come anche a quelle di Tutto per Nardò e Forza Nardò, per fare spazio ad una nuova giunta che è evidentemente appannaggio suo e dell'ex sindaco Vaglio. Nardò oggi ha alla guida un tandem che nessuno mai avrebbe ipotizzato. Ben 3 assessori sono della sua andare oltre. Uno, il tecnico, è di sua nomina fiduciaria e 2 di riferimento dell'ex sindaco Vaglio. Lo stesso ex sindaco che lei ha combattuto aspramente per lungo tempo e che riteneva il peggior sindaco che questa città abbia mai avuto. Oggi siete insieme appassionatamente. La composizione della giunta che lei ha portato a termine avvalora in maniera straordinariamente decisiva la tesi sostenuta da questa opposizione fin dagli inizi di questa nefasta legislatura. La sua maggioranza ha un valore pari a 0 in quanto ad autonomia, rilevanza politica e potere decisionale. Tutto va bene finché nessuno si azzarda a muoverle critiche e osservazioni. Se stai con me devi essere silenzioso e rispettoso, altrimenti sei contro di me. Una continua prova di forza, un continuo tentativo di tracciare un solco profondo tra chi sta con lei e chi continua ad essere o diviene contro di lei. Lei arrivò persino al punto di chiederlo alla città tramite un manifesto vergognoso in cui attaccava persone, siti di informazione e giornali. Tu con chi stai? Era questa la domanda. Stai con chi mi critica o stai con me? Un accentramento di potere che fa ribrezzo, una costante e preoccupante mania di grandezza sulla testa dei neretini. Lei in campagna elettorale ha fatto affiggere sulle plance della città dei manifesti larghi 6 metri ed alti 3, in cui vi era scritto «Loro cambiano le casacche, noi cambiamo la città». Oggi, dalla sua parte, ha più cambia casacche di ogni altra amministrazione comunale del passato. Nella sua giunta, al suo fianco, c'è il neo assessore natalizio, colui che la storia di questa città non ricorderà certo per coerenza. Un personaggio per tutte le stagioni politiche che pare non riesca a stare senza poltrona neppure per un minuto. Ma anche questo era stato facile pronosticarlo. Il passaggio in maggioranza di Maccagnano era il preludio di questo riconoscimento. Coordinatore del parco prima... Consigliere Siciliano, la invito a concludere gentilmente. Concluso. E fa sorridere poi questa autoattribuzione del titolo di tecnico. Oramai basta fare una corsetta e 2 foto in un parco per definirsi un tecnico, in barba agli studi che tanti giovani compiono proprio nel settore ambientale. Uno schiaffo inaudito alla meritocrazia. Guardi la sua maggioranza. Lei ha persino fatto sì
o comunque ha condiviso che un gruppo uscito dalle urne come quello di Riprendiamoci Nardò cambiasse nome perché molti di coloro che non erano stati eletti, dunque fuori da questa assise, si permettevano e si permettono di criticarla, di non condividere le sue scelte. Chi ha abbandonato la sua maggioranza avendo avuto un sussulto d'orgoglio ha ricevuto offese, derisioni e prese di distanze, disconoscendo, come nel caso dell'assessore alla cultura, il lavoro svolto per la stesura del cartellone degli eventi estivi ed attribuendone il merito a lei, al suo staff e persino al fratello del suo vice. Consigliere Siciliano, a me fa piacere questo, ascoltarla, ma devo rinvitarla a concludere, questo, ha già abusato questo, del tempo a sua disposizione. Questo è davvero il teatro dell'assurdo. A Giancarlo Marinaci, come anche non in minor misura Giuseppe Alemano e Francesco Plantera, va la mia solidarietà e quella di tutta l'opposizione. Persone che hanno contribuito in maniera decisiva alla sua elezione e che oggi vengono ritenute forse ormai superflue per il proseguimento di questa legislatura. Lei ha persino rinnegato nel corso del Consiglio Comunale immediatamente successivo alla fuoriuscita del consigliere Marinaci dalla sua maggioranza l'appartenenza dello stesso alla sua squadra. Una faccia tosta incredibile. In una recente intervista lei ha ribadito che... Consigliere Siciliano, per cortesia, le ho concesso ben più di due minuti, le vorrebbe concludere. Un minuto non è possibile, se può concludere prima. Lei ha ribadito che non accetta lezioni da nessuno, in particolar modo dall'opposizione e dalla mia persona, tirando nuovamente in ballo la figura di mio padre, così come più volte fatto dal suo alleato di ferro Vaglio, che ancora oggi non digerisce la sua disastrosa fine politica, concretizzatasi in una sfiducia da parte dei suoi stessi consiglieri di maggioranza e di cui ritiene ancora oggi, dopo tanti anni, il principale artefice mio padre. Dovrebbe riflettere sul fatto che evidentemente Nardò non lo riteneva più il proprio sindaco, evitando di trovare un caprio espiatorio, e a palesare questa teoria non sono certo io, ma lo fosse. Grazie consigliere Siciliano. Sfiducia sia la batosta la devo che interrompere, lei, consigliere Siciliano. Vaglio, ha preso nelle amministrative dello scorso anno. Questa costante... ma lei ha parlato quasi 8 minuti, ha diritto a parlare 5 minuti, l'ho invitata più volte a concludere, io più di questo non so cosa devo fare, cartelloni, non lo so. No, lei non deve, decido io che cosa deve fare, lei ha diritto a parlare 5 minuti, ha parlato 8 minuti, io la sto ascoltando anche con estremo piacere, ha parlato 8 minuti, lei non ha più diritto di parlare riguardo le comunicazioni. Il suo intervento si è concluso, consigliere Siciliano, la ringrazio. Ha chiesto di intervenire il consigliere dell'Angelo Custode. Prego, consigliere dell'Angelo Custode. Consigliere Siciliano, cortesemente, la invito a far proseguire i lavori di questa seduta, a favorire i lavori della seduta. Lei ha già parlato più del tempo che le è riconosciuto. E io la ringrazio per l'intervento. Lei ha chiesto di intervenire sulle comunicazioni. Il tempo che le è riconosciuto sono 5 minuti, a norma dell'articolo 55 del regolamento. Lei non può più parlare. Prego, consigliere dell'Angelo Custode. Grazie. Consigliere Siciliano, capisco che lei voleva concludere, ma doveva farlo, le 5 minuti sono riconosciuti, poi l'altro ne ha parlato 8, il regolamento in questo senso è chiaro, lei non può continuare a parlare. Prego consigliere dell'Angelo Custode. Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri. Mi dispiace veramente che in quest'Aula si dà sempre il peggio dell'esempio che forse bisognerebbe dare. E mi dispiace che da quella parte l'opposizione probabilmente forse dimenticano che c'è un pubblico che ascolta e non riusciamo comunque a far passare un messaggio che ci dovrebbe essere un confronto democratico e la portiamo sempre. E la portiamo sempre. Io non ti ho interrotto. Consigliere Siciliano, per favore. Non lasciamo parlare. Consigliere Piccione, per cortesia. La discussione sempre sulla rissa. Detto questo, siamo un gruppo di amici che ha fatto del carattere trasversale delle sue appartenenze il proprio autentico punto di forza. Oggi ci viene comunicata la nuova squadra di governo fatta di persone che hanno sì estrazione politica diversa, ma che sono animate da entusiasmo e voglia di fare,
che hanno capacità di porsi in termini politici, che conoscono il territorio con le sue peculiarità e criticità, anime e sensibilità diverse si uniscono in un unico abbraccio politico, sposando un progetto di sviluppo serio e duraturo a favore della nostra città. Siamo quindi assolutamente convinti delle scelte fatte. Il governo cittadino ha aperto le porte alle migliori competenze di questo territorio, ha valorizzato le energie più valide e le ha messe a disposizione della città. Riteniamo che avere squadra collaboratori che sono stati chiamati da tutti i sindaci dell'ultimo decennio non significa essere trasformisti, significa scegliere i più bravi e più capaci. Siamo una coalizione di persone libere, libere di fare le scelte che si ritengono migliori per l'esclusivo interesse della città, libere di decidere del proprio futuro e della propria collocazione politica, libere di determinare finalmente il proprio percorso lontano da condizionamenti e imposizioni. Non siamo negli anni 70, dove probabilmente era vietato solo rivolgere lo sguardo verso esponenti politici di cultura diversa dalla propria. Quindi benvengano le collaborazioni istituzionali tra i vari enti, a prescindere dal colore politico, nell'interesse esclusivo della città. Avanti così, Sindaco. Siamo una squadra coesa e determinata, la quale può contare sul leader forte e riconosciuto, che ha dimostrato nei fatti di essere il sindaco di tutti i neretini. Grazie. Grazie consigliere Dell'Angelo Custode, ha chiesto di intervenire il consigliere Falangone. Prego consigliere. Per la verità, Presidente, avevo rinunciato ben volentieri per far completare il discorso legittimo del consigliere siciliano, ma è evidente che a distanza di 14 mesi in quest'Aula ancora la democrazia è calpestata come non l'ho mai stata. Quindi, consigliere Falangone, lei quest'Aula la frequenta da tantissimi anni, il regolamento lo conosce sicuramente meglio di me, l'articolo 55 prevede quel tempo, io l'ho concesso, faccio il suo intervento senza indagare il concetto di democrazia, allora, grazie. Presidente, io sono libero di dire, poi quando lei ritiene di staccare l'altro parlante lo può staccare, il microfono lo può staccare, non ci sono problemi. Il tempo a sua disposizione sta scorrendo, consigliere Falangone. Va bene, lo facciamo scorrere, qui vedo nel pubblico la presenza di un grande presidente, anche se all'epoca era di Alleanza Nazionale, e non c'era questi comportamenti che oggi stiamo vivendo in quest'Aula, che lo saluto con affetto perché è stato veramente testimonianza di quella che è la democrazia in una sala consiliare. Qui oggi viene negato anche questo, altro che confronto democratico e collaborazione. Qui non si verificano queste cose, magari ci fosse la collaborazione. Non esiste. Abbiamo un sindaco che continua a seminare odio e soprattutto continua, nonostante fanno parte della sua maggioranza, a rinfacciare a chi ha amministrato questa città che questa città è macerie. Sono macerie. Ma come si possono dire queste cose? Ma veramente pensiamo che i cittadini ancora credano a queste cose? La campagna elettorale, l'ho detto e lo ribadisco, è finita da 15 mesi. Adesso, se ne ha la forza, deve rimboccarsi le maniche e lavorare per questa città. Intanto dobbiamo evidenziare, e questo è l'emblema del suo fallimento con la nuova giunta, perché altro che scaricare le responsabilità su persone che si sono dedicate con anima a cuore, dicendo che sono intaccate di amnesia e di lentezza, è lui che guida la squadra, perché come ha fatto oggi in quest'Aula dicendo che è la mia squadra, così all'epoca ha rivendicato le buone capacità degli assessori che sono stati mandati a casa, perché sono stati mandati a casa. Non è vero quello che è stato detto in quest'Aula. Noi non entriamo nel merito degli elogi che sono stati fatti alle persone, perché non è questo che ci interessa. A noi interessa le capacità di fare l'amministratore, di dare delle risposte ai problemi della città, di far crescere questa città. E allora come si può dire che questa città è sotto le macerie quando vado ad abbracciare i finanziamenti che l'amministrazione precedente e altri sono riusciti a portare a casa? E mi riferisco alle scuole,
e mi riferisco ai servizi sociali e mi riferisco a tutti gli interventi dei lavori pubblici. Forse il sindaco dovrebbe avere il coraggio di venire qua con delle semplici argomentazioni e dire su che cosa vuole cambiare la città, visto che sono trascorsi 15 mesi e ancora non si è presentato in consiglio come prevede statuto, come previsto lo statuto, di dire quali sono le sue linee programmatiche. Ancora non è dato sapere e noi ancora non vediamo nessun segnale di democrazia, nonostante la lettera ufficiale del signor prefetto che ha richiamato l'amministrazione a dare risposte su perché non c'è la democrazia necessaria perché ci sia il dibattito all'interno di questo consiglio comunale. Io credo che su queste cose bisogna riflettere. Ognuno di noi fa politica, è inutile scaricare sugli altri responsabilità, ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Come dicevano prima i neoconsiglieri che sono subentrati, a cui faccio l'augurio di buon lavoro a loro, e però io credo che ognuno di noi deve avere una spina dorsale. E mi complimento con il consigliere Alemanno, perché non si può sempre abbassare la testa e chiudere gli occhi anche di fronte a queste cose. Non si può togliere la parola a un consigliere comunale solo perché sta esprimendo un suo parere. Non si possono rispettare i 3 minuti di tempo solo perché sta dicendo delle cose che danno fastidio. Non è questa la democrazia, non è questo il confronto politico. Io credo che non c'è bisogno di una maggioranza coesa, forte, che tolga la parola ai consiglieri comunali. Che stiamo a fare noi qua? Se volete, noi ce ne andiamo, vi lasciamo continuare, perché poi ci sarà chi giudicherà su questo. Non è, però non venite a raccontarci la storia che qui c'è democrazia, che qui c'è il confronto democratico, che qui viene chiesta la collaborazione. Questo non è. Noi vi aspettiamo al varco di ogni cosa come stiamo facendo. Il tempo sta passando e ci sta dando ragione. Noi andiamo avanti. Nei limiti che ci costringete a stare, ma andremo avanti. Il tempo arriverà e il tempo ci darà ragione di quello che stiamo facendo. Grazie consigliere Falangone, solo una precisazione di carattere personale: io non ho tolto la parola al consigliere siciliano perché dava fastidio a quello che stava dicendo il consigliere siciliano. La democrazia vuol dire anche rispetto al regolamento. Nel regolamento c'è un articolo che prevede del tempo e quel tempo era stato già utilizzato. Grazie, ha chiesto di intervenire il consigliere Greco. Prego consigliere. Riguardo le comunicazioni ha già parlato il consigliere siciliano per il suo gruppo. È prevista la parola ad un componente del gruppo. Ha parlato il consigliere siciliano, da regolamento io non posso più darle la parola. Prego consigliere Greco. Grazie presidente, spero di fare presto in modo da lasciare qualche minuto al consigliere Piccione, visto che prima voleva lasciare minuti, adesso vuole parlare di nuovo. Abbiamo ancora una volta ricevuto lezioni di democrazia qui in quest'aula completamente fuori luogo. Cioè, io credo che se un regolamento parli di interventi di 5 minuti, mi sembra alquanto fuori luogo lamentarsi quando il microfono viene chiuso dopo 8 minuti, dopo essere stati avvisati per 3 o 4 volte solo perché si è preparato un intervento da campagna elettorale. Lo facciamo anche noi, ma lo facciamo nei minuti. Consigliere siciliano, per favore, consigliere siciliano, lei ha parlato del tempo che era concesso. Cortesemente facciamo parlare gli altri, grazie. Dunque, colgo l'occasione per dare il benvenuto ai consiglieri Toni Romano e Marcello Greco, che da oggi saranno con noi in consiglio comunale. È doveroso inoltre da parte mia un saluto a Graziano De Tuglie, a Giulia Tedesco e a Francesco Plantera, tre professionisti con cui ho avuto il piacere di collaborare in questo primo anno di mandato. La politica, tuttavia, deve seguire il suo corso e puntare alla crescita e allo sviluppo della città, sempre e solo nell'interesse della collettività. Se per ottenere questo sono necessarie scelte dolorose, il nostro dovere di amministratori ci impone di farle. Auguro buon lavoro ai nuovi assessori Ettore Torlemeto, Giulia Puglia e Mino Natalizio. Sono certo delle loro qualità professionali e so che lavoreranno senza sosta per svolgere al meglio le loro funzioni. A loro e a tutta la giunta comunale rinnovo il mio massimo supporto e sostegno. Un anno fa, signor sindaco, abbiamo ereditato, mi ricollego a quello che ha detto lei, più o meno cambiando qualche termine, e quindi vado contro quello che aveva appena detto il consigliere Falangone. Un anno fa abbiamo ereditato una città impoverita, umiliata e derubata negli anni di tutto quello che la rendeva una città. La seconda città della provincia di Lecce,
Sì, ma solo per numero di abitanti. Basta scendere in strada per chiedere l'opinione della gente riguardo a queste opinioni. Poi la vostra evidentemente è differente, ma io vi assicuro che l'opinione della gran parte delle persone è quella. Non a caso, quando ho scelto di candidarmi nella sua coalizione, signor Sindaco, il mio primo comunicato si concludeva con la frase: ritrovare l'orgoglio di essere neretini. Oggi i neretini stanno ritrovando quell'orgoglio e questo significa che la strada intrapresa è quella giusta. Ma noi siamo realisti, Sindaco, e sappiamo bene che il lavoro da fare è tanto, come le aspettative che i cittadini hanno riposto in noi. Proprio per questo un sindaco ha il diritto e il dovere nei confronti della città di non fare sconti a nessuno e di scegliere la squadra di governo che ritiene più idonea. Nardò ha bisogno di fatti e noi non possiamo stare al gioco di chi ha fatto e continua a fare sempre e solo chiacchiere. Pur di parlare e discreditare la nostra amministrazione, da mesi subiamo offese e critiche di tutti i tipi. Un giorno siamo fascisti e il giorno dopo siamo troppo a sinistra. Poco importa cosa facciamo e perché lo facciamo, l'importante è inveire contro di noi. La realtà descritta dagli oppositori della città è una speculazione politica di cattivo gusto, che purtroppo per loro la gente ha imparato a riconoscere. Grazie e buon lavoro a noi. Grazie consigliere Greco. Ha chiesto di intervenire l'assessore Natalizio. Prego, assessore. Intervenire poi. Allora, consigliere Piccione, lei frequenta quest'aula da tempi immemori. Io non voglio fare il professore, non lo farei mai con umiltà che spero mi contraddistingue. Le do lettura dell'articolo 55, così concludiamo. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Comma 2. Dopo gli interventi del Presidente e del Sindaco, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma. Le comunicazioni devono essere contenute da parte del Presidente, del Sindaco e dei consiglieri che intervengono in un tempo non superiore a 5 minuti per ogni argomento trattato. Ora, lei e il consigliere Siciliano fate parte dello stesso gruppo. Quindi? L'articolo parla di un componente per gruppo. Quindi? Con immenso piacere, dispiacere, io non posso dare la parola. Assessore Natalizio, devo parlare pure io. Per Natalizio, assessore Natalizio, non può parlare l'assessore Natalizio in riferimento a quel regolamento. Consigliere Piccione, in quest'aula non decide lei chi può o non può parlare. In questo momento le funzioni del Presidente del Consiglio le svolgo io. L'assessore Natalizio ha chiesto di parlare e io ritengo che possa parlare. No, ci sta togliendo la parola. Assessore Natalizio può parlare. Quindi non può parlare. Per fatto personale, consigliere Piccione, solo per rispondere alla stucchevole litania che si sta perpetrando da parte del consigliere siciliano sulla corsetta, perché evidentemente la sua giovane età non gli consente. Cortesemente, consigliere Piccione, il microfono fortunatamente è aperto, quindi continua a leggere anche queste cose. Evidentemente la giovane età del consigliere siciliano non gli consente di ricordare, o evidentemente lo fa artatamente, che non è solamente la corsetta nel parco come lui vuol far credere, perché alla fine le cose fatte parlano chiaro. Perché consigliere siciliano, se quel parco oggi è di 1128 ettari, la firma su quell'atto porta solo due nomi: Antonio Vaglio e Mino Natalizio come assessore all'ambiente, e non mi sembra solamente la corsetta. Lo so, consigliere Piccione, facciamo parlare. Allora, se c'è l'area mercatale a Santa Maria, non è per la corsetta a Porto Selvaggio, consigliere. Ti stai zitto poco, sempre parli. Consigliere, ma non è un dialogo tra me e l'assessore. Allora, ci sono dei ruoli. Per quanto riguarda, io ho concesso la parola per fatto personale, consigliere Piccione. Innanzitutto, assuma un comportamento conforme all'aula che occupa, cortesemente. Allora, consigliere Piccione, io la richiamo nominandola. Al prossimo richiamo, io non la faccio più intervenire. Questo è un avviso, io l'ho nominata richiamando la consigliere Piccione, può anche abbandonare l'aula, grazie. Se c'è la mercatale a Santa Maria, forse è bene che rimanga, così si rinfresca pure le idee. No, voglio dire, alla fine si siede, non si innervosisca sempre, mamma mia.
se c'è l'area mercatale nel comparto 53, vorrei ricordare al consigliere siciliano che grazie alla corsetta nel parco, se c'è stata recuperata la masseria di Torrenova, consigliere siciliano, grazie alla corsetta nel parco, se è stato realizzato il progetto dell'area unica della casa del capitano e di tutta la salvaguardia di quell'area, è grazie alla corsetta nel parco, se c'è la richiesta di ampliamento dell'area marina protetta, la cui istruttoria è ancora in corso e si è aperta una finestra per poterla pure portare a buon compimento, è solo per la corsetta nel parco. Per quanto riguarda poi i titoli di studio, io ho l'equipollenza nella laurea breve in tecnico della prevenzione, non solo, ho un master universitario di primo livello, io non so lei dove si è preso il diploma, quindi finiamola con questa stucchevole litania. Grazie. Assessore Natalizio, ha chiesto di intervenire il consigliere Vaglio. Prego, consigliere. Prego, consigliere Vaglio. Io pensavo assessore, che il consiglio comunale di oggi, assessore, per favore, sarebbe stato un consiglio un attimino comunale diverso, ma evidentemente purtroppo non è così. A parte dove il dente duole, sta sconfitta, non l'avete digerita, non riuscite a farla scendere. Mi sembrate confusi. Consigliere siciliano, per cortesia, facciamo parlare, vi ho lasciato parlare, prima adesso è il turno del consigliere di Vaglio, per cortesia. Non avete argomenti su cui confrontarvi. Ma io, vede, consigliere siciliano, non voglio entrare nel merito di questa polemica, lei sta cercando di trascinarci su questo percorso, ma non ci appartiene, siamo proprio distanti dalla sua cultura, purtroppo. Beh, sì, ma d'altra parte le dichiarazioni a cui abbiamo assistito fino adesso ci fanno soltanto sorridere. Io capisco e comprendo la vostra necessità, la necessità di all'opposizione di fare polemiche, ma la sua storia politica e quella di suo padre, purtroppo, è nota a tutti e lei può fare quello che vuole, lei può dire quello che vuole, lo conosciamo tutti. Consigliere siciliano, per favore. Io non l'ho interrotta. Consigliere siciliano, aiuti, le alza la voce. Consigliere siciliano, io volevo salutarla, per favore. Io volevo tanto aiutarla, tenerla incontro. Lei non prende la strada di suo padre. La prego. Anche se la sua arroganza sta superando ogni mia aspettativa. E mi lasci parlare. Consigliere siciliano, faccia concludere il consigliere Vaglio. Le sconfitte poi, vede, bruciano soltanto a chi non sa perdere. Io ho fatto una campagna elettorale, ho perso. Ho fatto pure al nuovo sindaco. Allora, consigliere siciliano, io non so più come le lo devo dire. Adesso si aggiunge allegramente al consigliere Piccione. Consigliere siciliano, lei non mi può trascinare nella polemica e io non mi lascio trascinare da lei. Mi fa sorridere, è troppo giovane perché mi arrabbi con lei. Viceversa, voglio dire ai nuovi assessori ed in modo particolare all'assessore Natalizio, faccio gli auguri di buon lavoro. Vede, consigliere siciliano, l'assessore Natalizio, che lei lo voglia o non lo voglia, e che io ho avuto al mio fianco, è semplicemente una risorsa per questa amministrazione, in quanto la sua preparazione e competenza sono indiscutibili. Ed è bello vedere quest'oggi un'amministrazione che è meno distante e più amichevole nei confronti del nostro territorio e dei suoi cittadini. Solo voi non vi siete accorti, ma perché evidentemente mi mettete la benda davanti. Nadò si è rimessa in movimento in questi mesi, ha arrestato il suo declino, per 5 anni abbiamo stato un oblio in questa città. Sta riprendendo lentamente fiducia, anche perché i risultati finora raggiunti da questa amministrazione sono sotto gli occhi di tutti. I prossimi anni saranno anni decisivi, è una sfida difficile, ampia, ma il nostro sindaco, che lei continua a dire, ha dimostrato di essere pronto a raccoglierla. Ed io sono convinto che il lavoro iniziato da questa amministrazione darà pienamente i suoi frutti. È un'amministrazione attenta, capace, consapevole del ruolo strategico che riveste. E sono queste le ragioni di questa svolta, di questa accelerata che il signor sindaco ha voluto dare. Quindi, signor sindaco, vada avanti per la sua strada. Noi siamo con lei, la sosterremo sempre con lealtà. Grazie, consigliere Vaglio. Ha chiesto di intervenire consigliere Mita. Prego, consigliere.
consiglieri, io innanzitutto voglio dare il mio benvenuto ai nuovi colleghi consiglieri Romano e Greco, certa che saranno da sprone che ci faranno sicuramente un buon lavoro. Ai nuovi assessori che sono certa daranno nuova spinta a questa amministrazione. Ogni singolo assessore di questa giunta, per rispondere al collega siciliano che comunque è uscito, è un assessore di Forza Nardò. Sì, fra l'altro, consigliere Mida, scusi se la interrompo, vorrei chiedere a tutti i consiglieri, nel momento in cui decidono di abbandonare, anche se per un periodo circoscritto l'aula, di comunicarlo al segretario. Grazie. Prego, consigliere Mida. Grazie. Io dicevo, ogni singolo assessore di questa giunta è un assessore di Forza Nardò. Al manuale Cencelli noi anteponiamo l'interesse della città. Nardò, con questa amministrazione, lo hanno già detto i colleghi consiglieri, ha un nuovo volto. Abbiamo coerentemente, sin dall'inizio, Forza Nardò, anche quando qualcuno probabilmente sperava o pensava che saremmo passati all'opposizione dall'altra parte, siamo rimasti invece coerentemente a fianco al sindaco. E lo faremo sino alla fine di questa amministrazione. In quanto ne condividevamo il percorso prima e continuiamo a condividerlo ancora oggi. Io auguro veramente un buon lavoro. Sono tutti assessori che ogni giorno, ogni momento, sono a completa disposizione sia dei consiglieri, sia dell'amministrazione e sia anche dei cittadini, cosa importante in questo momento. Quindi veramente buon lavoro a tutti. Grazie. Sì, Mida, se non ci sono altri interventi possiamo passare al prossimo punto. Sì. Consigliere, lei ha già parlato su questo argomento, la faccio parlare al prossimo punto. Ha già, si è già espresso su questo argomento, non posso farla intervenire. Al prossimo punto. Al prossimo punto può intervenire. Grazie. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, punto numero 3, approvazione verbali precedente seduta del 31 luglio 2017. Possiamo procedere con la votazione. La votazione è aperta. Colazzo, sì. Votanti 20, favorevoli 19, astenuti 1, il consiglio approva. Possiamo passare al quarto punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 107 del 25/8/2017, elezione Presidente del Consiglio Comunale. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 6/8/2016, con la quale fu eletto Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere Comunale Ettore Dollemedo, considerato che in data 24/8/2017 il Presidente del Consiglio Comunale Consigliere Comunale Tollemedo Ettore, con decreto numero 18 del 2017, è stato nominato Assessore Comunale, considerato che l'articolo 64,2 del decreto legislativo 267 del 2000 stabilisce che, qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ritenuto pertanto, per le motivazioni citate, di dover procedere all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale,
procediamo con l'elezione dello stesso. Nomino scrutatori per il procedimento di elezione il consigliere Venneri, consigliera Mita e il consigliere Presta. Chiesto di intervenire il consigliere siciliano. Ma solo per dire che l'opposizione non prende parte alla votazione della presidenza del consiglio. Perfetto, grazie consigliere siciliano. Sì, ripeto gli scrutatori, il consigliere Venneri, la consigliera Mita e il consigliere Presta. Ha chiesto la parola il sindaco. Sindaco. Sì, davvero in maniera lapidaria, per farlo sapere soprattutto alla città e al pubblico qui presente. Abbiamo ritenuto come maggioranza che il nome che meglio potesse fare gli interessi dell'intero Consiglio Comunale ed essere garanzia per tutti i consiglieri, anche alla luce dell'esperienza maturata quale vicepresidente del Consiglio Comunale, in ragione anche degli studi conseguiti nella facoltà di giurisprudenza dell'Università del Salento, fosse il consigliere già oggi vicepresidente del Consiglio Comunale Andrea Giuranna. Ribadisco quello che ho detto nel corso di queste ore, gli spetta un compito non semplice, quello di sostituire il presidente Ettore Tollemedo, che molto bene ha fatto nel corso di questi primi 15 mesi in quel ruolo. Sappiamo però che ha sicuramente degli ottimi maestri, essendo lui, come tutti noi, molto affezionato, e lo vedo qui nel pubblico e colgo l'occasione per salutarlo, al miglior presidente del Consiglio Comunale dal 93 in poi, a parere ovviamente del sottoscritto, Pinuccio Caputo. Grazie. Grazie sindaco, possiamo procedere con la votazione. Solo due parole, presidente. Consigliere Alemanno, prego. In aggiunta a quello che ho detto poc'anzi, volevo approfittarne per ringraziare il sindaco per le parole di stima che mi ha riservato oggi pubblicamente in quest'aula. È preciso che per coerenza mi dichiaro indipendente, ma resto in maggioranza. Convinto che possa avere te, signor sindaco, come punto di riferimento in giunta. Grazie. Grazie consigliere Alemanno. Procediamo con la votazione. Leone di Lerni. Ciao,
una cosa per te, in realtà è dato atto che la votazione espressa per schede segrete ha dato il seguente esito: votanti 20, schede attribuite a Giuranna Andrea 19. Sull'esito della eseguita votazione, il Consiglio Comunale delibera di nominare presidente di questo Consiglio Comunale il consigliere Andrea Giuranna. Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. Procediamo con la votazione. Luigi, aperta? Luigi, aperta. La votazione è aperta. Dell'Angelo Augusto votato. Consigliere Presta. Votanti 20, favorevoli 20, il Consiglio approva. Procediamo con la votazione all'immediata eseguibilità. La votazione è aperta. No, sta riprenotando. Votanti 20, favorevoli 20, il Consiglio approva. Sì, io innanzitutto ringrazio i colleghi consiglieri. Le mie saranno pochissime parole di ringraziamento che ritengo dovute. Mi limiterò a ringraziare perché credo di non poter riuscire ad esprimere con le parole l'emozione che provo in questo momento. L'elezione di oggi è il risultato di un gruppo intero ed è a questo gruppo che rivolgo il mio ringraziamento più sincero. In particolar modo al consigliere Augusto Greco e al consigliere Giuseppe Verardi, che sono autentici compagni di viaggio che non solo hanno, sono divenuti prima amici e poi colleghi. Grazie alla collaborazione, alla stima che nutrono ed esprimono nei miei confronti, oggi, da gruppo unito ed affiatato quale siamo felici di festeggiare questo importantissimo riconoscimento. Ringrazio tanto loro quanto voi, colleghi consiglieri, che oggi mi avete premiato con la vostra massima fiducia. A distanza di un anno ho avuto modo di apprendere grazie ad ognuno di voi. Grazie alle discussioni, ai confronti, ai dialoghi e a tante iniziative condivise. Ringrazio gli assessori con cui sarò ancora più felice di relazionarmi nell'interesse di questa assise che da oggi rappresenterò. E ringrazio in modo caro e riconoscente il mio presidente, Ettore Dollemedo, che con la sua sicurezza, la sua meticolosità e la sua riconoscenza mi ha permesso di crescere apprendendo per arrivare, spero, pronto a questo appuntamento. Il mio abbraccio oggi va a Lorenzo Capoti, che non può essere qui con me a gioire, ma che andrò a trovare subito, perché gli sono grato per quanto dal suo essere e dalle sue difficoltà sto apprendendo. Ringrazio di cuore tutti i miei amici, tutti coloro i quali hanno creduto in me quando tutto questo non era nemmeno un bellissimo sogno. Ringrazio la gente che oggi è potuta essere presente, testimoniando ancora una volta l'affetto, la stima e la felicità per i miei risultati. Grazie Pinuccio per i costanti e preziosi insegnamenti.
Grazie Mariangela, grazie Lamberto, Giorgio e tutti coloro i quali hanno scelto di correre per questo traguardo al mio fianco. Il grazie più bello va alla mia famiglia, ai miei fratelli e ai miei genitori, che mi hanno insegnato fin da subito a credere nella passione, nel sacrificio e nello studio. Un grazie speciale oggi, qui pubblicamente, nonostante la sua contrarietà, lo rivolgo a quel capolavoro umano di mio padre. Se oggi sono quel che sono, così come sono, e soprattutto grazie a lui. Infine, non in ordine di importanza, grazie al mio sindaco, al mio amico Giuseppe, alla fiducia e stima che ha riposto in me oramai da diversi anni. Abbiamo scelto di essere protagonisti insieme, e la votazione di oggi lo dimostra. Non posso promettergli di essere assolutamente capace, ma posso promettergli tutto il mio impegno per renderlo fiero, così come lui poco fa mi ha chiesto. Cercherò di essere il rappresentante di tutti nell'interesse della città e nel pieno rispetto del regolamento. Oggi Nardò mi chiama a essere il presidente del consiglio più giovane che abbia mai avuto. Sarà vivo in me per sempre il ricordo di questo giorno, e di questo giorno sarete protagonisti tutti voi. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Greco. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Chiaramente intervenire dopo questo suo discorso è molto difficile, però lo faccio per congratularmi con lei a nome mio, personale e di tutto il gruppo consigliare Giovani in Azione. La sua nomina a presidente comunale è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Non è semplice ricoprire un ruolo istituzionale così importante e delicato. Lo ha ribadito lei, lo ha detto prima il sindaco, lo sappiamo tutti. È ancora più difficile se il proprio predecessore lo ha ricoperto in modo esemplare. Proprio per questo siamo convinti che la sua nomina è stata la scelta giusta, e consapevoli della sua serietà e delle sue competenze, siamo certi che saprà adempiere ai suoi doveri nel migliore dei modi. Buon lavoro. Grazie, consigliere Greco. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'articolo 30 del testo unico degli enti locali, decreto legislativo 267 del 2000, tra comuni di Arnesano, Avetrana, Campi Salentina, Carmiano, Castri di Lecce, Cellino San Marco, Copertino, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Lizzanello, Manduria, Maruggio, Morciano di Leuca, Nardò Novoli, Salice Salentino, Sandonaci, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole. Associazione denominata Consortium Growth per la realizzazione del progetto in risposta all'iniziativa comunitaria Elena, in caso di approvazione dello stesso da parte della Banca Europea degli Investimenti. A riguardo... Sì. Sì. Passo la parola all'architetto Riccardo Taurino del comune di Campi Salentina, comune capofila del progetto Elena. Allora, il progetto Elena è un progetto che ha messo in azione la Comunità Europea, la Commissione Europea, per la riduzione dell'inquinamento e per il risparmio energetico. Gli obiettivi della Commissione Europea erano quelli di raggiungere il risparmio del 20% di anidride carbonica entro il 2020, il famoso 20-20-20 che è stato portato adesso con la COP21 di Parigi, 40-27-27. Questo programma la Commissione Europea l'ha affidato come gestione alla BEI, la Banca Europea degli Investimenti,
è un progetto che prevede l'assistenza tecnica per la realizzazione di questi progetti, e la parte di assistenza tecnica è a fondo perduto, mentre il resto del finanziamento è un fondo agevolato che permetterà alle imprese di accedere quindi agli eventuali mutui di cui avessero bisogno a tassi agevolatissimi. Il progetto prevede quattro campi di applicazione: l'efficientamento energetico degli edifici, la produzione di energia da fonti rinnovabili, il relamping della pubblica illuminazione e la mobilità sostenibile. Questo progetto si denomina GROVS e ha messo insieme 23 comuni dell'area salentina, che comprendono le province di Lecce, Brindisi e Taranto. Una quota di progetto pari a 124 milioni. Per il comune di Nardò ci aggiriamo intorno a 17 milioni suddivisi fra edifici e mobilità sostenibile. Abbiamo già presentato, il comune di Nardò anche ha aderito già a una delibera di giunta, e tutti questi comuni quindi hanno dato mandato al comune di Campi, il comune capofila, di presentare questa proposta progettuale alla BEI. La BEI ci ha chiesto quindi anche di regolare il funzionamento dei rapporti amministrativi con tutti i comuni partecipanti, e per questo abbiamo redatto questa convenzione, questo protocollo d'intesa ex articolo 30, in modo che la BEI possa, vuole capire perfettamente il meccanismo amministrativo e decisionale di gestione di questo progetto, che sarà compreso entro 36 mesi, realizzato entro 36 mesi dalla firma, perché ci sarà un cronoprogramma molto stringente e dettagliato, che non potrà subire proroghe per nessun motivo, e proprio perché la BEI non si fida tanto della burocrazia italiana, ha voluto un protocollo molto rigido, se vogliamo, nel quale noi abbiamo inserito anche delle clausole a salvaguardia di tutte le amministrazioni, che prevedono anche una polizza che copra gli eventuali rischi di una mancata realizzazione di parte del finanziamento. Grazie, architetto. Se non ci sono interventi a riguardo, possiamo procedere con la votazione. Chiesto di intervenire il consigliere siciliano. Luigi. No, solo per dire che dichiaro favorevole il voto del gruppo del Partito Democratico. Grazie, consigliere siciliano. Non ci sono altri interventi, possiamo procedere con la votazione. Ricordo cortesemente ai consiglieri, quando decidono di allontanarsi anche momentaneamente dall'aula, di farlo presente al segretario. Grazie. Votazione aperta. Votanti 20, favorevoli 20, il consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità.
Passiamo aperto. Silvia Piccione. Votanti 20, favorevoli 20, consiglio approva. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 97 del 21/7/2017, regolamento TOSAP, interpretazione e modifica. Passo la parola al dottore Falco. Come non detto, passo la parola al sindaco. Sì, in maniera lapidaria, andiamo a modificare il regolamento relativo alla TOSAP, alla tassa di occupazione per il suolo pubblico, in relazione alle discrasie che più volte nel corso di questi anni ci sono state segnalate da parte dei commercianti, in particolare dell'anello del centro storico. Per intenderci, coloro che hanno delle attività sul perimetro esterno dell'anello del centro storico hanno visto nel corso degli anni vedersi applicate tutte quelle ristrettezze relative ad esempio al piano del colore, salvo poi invece non vedersi riconosciute quelle agevolazioni relative al fatto di essere attività ricomprese nel centro storico. Quindi con il provvedimento odierno andiamo a chiarire questo aspetto e ad estendere anche a quelle attività che rientrano appunto sul perimetro esterno il concetto di centro storico, estendendo anche ad esse le agevolazioni. Quindi è un provvedimento che va incontro alle istanze che più volte ci sono pervenute qui, ovviamente da rappresentanti politici di ogni parte sicuramente ne hanno avuto contezza nel corso di questi anni da parte delle attività commerciali. Quindi ancora una volta un provvedimento che va incontro alle esigenze delle attività produttive di questa città. Grazie. Grazie sindaco, se non ci sono interventi a riguardo possiamo procedere con la votazione. Procediamo con la votazione. Votazione aperta. Votanti 21, favorevoli 21, il Consiglio approva, procediamo con l'immediata eseguibilità. Votazione aperta. Consigliere Siciliano. Votanti 21, favorevoli 21, il Consiglio approva. Dichiaro chiusa la seduta. Grazie.